Buonasera a tutti, buonasera dal Senato. Mi spiace dover dedicare questa diretta a Facebook, che in origine era stata pensata a tutti gli appuntamenti dei prossimi giorni e delle prossime settimane di Italia Viva, che sono tantissimi, a delle polemiche, ancora a delle polemiche. Perché oggi è accaduto che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha attaccato in modo un po' sguaiato Italia Viva. Ha detto delle parole dure, sinceramente fuori posto, senza senso. E tuttavia, quando uno nel calcio riceve un bel calcione da dietro, la prima cosa da fare è quella di evitare il fallo di reazione. Noi non cascheremo nella trappola, non faremo falli di reazione. Non faremo falli di reazione anche perché sappiamo che fare il Presidente del Consiglio è un lavoro difficile, è un lavoro usurante, quindi può capitare in dei momenti di sbagliare le parole da utilizzare. Ributtiamola sulla politica. Parliamo di politica, perché di questo ha bisogno l'Italia. Non di populisti che seguono i sondaggi, ma di politici che abbiano una visione. Perché il professor Giuseppe Conte è presidente del Consiglio anche di questo governo? Non è stata una scelta casuale. Non è che ha vinto un concorso universitario. No, il presidente del Consiglio ha scelto di guidare un governo che è l'opposto di quello precedente per due ragioni. Il primo, per evitare che aumentasse l'IVA, e questo obiettivo è stato raggiunto anche e soprattutto grazie a Italia Viva. Il secondo, per evitare che Salvini, nelle elezioni che qualcuno immaginava di fare in autunno, potesse ottenere una maggioranza così schiacciante, la maggioranza con il quorum qualificato, da poter cambiare la Costituzione, i cosiddetti pieni poteri, magari introducendo un referendum sull'euro e portando l'Italia come il Regno Unito all'Italexit, come la Brexit. Questi due obiettivi oggi sono raggiunti. Non c'è più il rischio dell'aumento dell'IVA, non c'è più il rischio dell'Italexit. E allora che si fa? Il Presidente del Consiglio, che tipo di indirizzo politico vuol dare al governo? Questo è l'argomento di cui stiamo discutendo. Io penso che la situazione sia molto seria, molto ingarbugliata. Io sono preoccupato per l'economia del paese, perché negli ultimi mesi, purtroppo, anche per colpa di scelte sbagliate come il reddito di cittadinanza o quota 100, è accaduto che la produzione industriale si è fermata a meno 4%. È accaduto che il PIL, che stava con i nostri governi risalendo quasi fino al 2%, è sceso quasi a zero. E le previsioni sono previsioni molto preoccupanti. Il livello di fiducia delle imprese è ai minimi storici. Le crisi aziendali, purtroppo anche di aziende collegate allo Stato, sono lì, sul tavolo. E forse di questo dovremmo parlare. Caro Presidente del Consiglio, se vuoi aprire la crisi, apri la crisi. Italia Viva ti ha chiesto un'altra cosa. Noi non ti abbiamo chiesto di aprire la crisi. Ti abbiamo chiesto: apri i cantieri, sblocca le infrastrutture. Abbiamo un dissesto idrogeologico per il quale avete chiuso l'unità di missione. Vuol dire poter investire miliardi sui nostri fiumi, sui nostri torrenti. Avete chiuso l'unità di missione sull'edilizia scolastica. Noi vi stiamo dicendo: apriamo, o meglio, riapriamo l'unità di missione sull'edilizia scolastica. Non apriamo ogni giorno le polemiche. Dire questo significa essere maleducati? Dire questo significa amare l'Italia, essere appassionati di politica, pensare che in una coalizione si stia portando le, ci si possa stare portando le idee, non semplicemente obbedendo e seguendo i sondaggi. E questo vale non soltanto per l'Italia, ma vale in un momento molto complicato. Capisco che non interessi ai più, ma la questione di politica estera è quella fondamentale. Noi oggi abbiamo una situazione drammatica per l'emergenza sanitaria in Cina e naturalmente il primo pensiero va alle famiglie delle vittime. E tuttavia, accanto alle centinaia di morti, oggi ci stiamo ponendo il problema di come quell'emergenza sanitaria, il coronavirus, avrà delle conseguenze nella nostra industria del lusso, nell'industria del turismo, nei nostri ristoranti, nelle città d'arte, ma anche in tutta la filiera del nord-est, che dipende ad esempio dall'industria dell'automobile in Germania. Perché se, come è immaginabile, ci sarà una chiara, evidente, forte riduzione dell'export tedesco nel settore dell'automotive, tutto questo avrà una conseguenza in posti di lavoro nel nord-est italiano.
per non parlare dei ritardi del Sud, per non parlare di tutte le problematiche che sono aperte da mesi e che non riusciamo a sbloccare. E poi ci sono problemi internazionali gravissimi. Oggi la Turchia sta intervenendo in modo incredibilmente violento in Kurdistan, in Libia, persino nei pozzi petroliferi vicino a Cipro. Che fa l'Italia? Che fa l'Europa? Presidente del Consiglio, noi vogliamo parlare di questo. Su questi temi abbiamo delle idee. Siamo fatti così. Noi siamo più affezionati alle idee che non a qualche incarico di responsabilità. Ecco, questo è l'argomento del quale l'Italia dovrebbe parlare. La necessità di mettere al centro il lavoro, non i sussidi, perché a un ragazzo del Sud non devi dare il reddito di cittadinanza, devi dare un posto di lavoro, magari sbloccando un cantiere che è fermo da quanto? Da anni. Naturalmente la discussione è tutta sulla giustizia. Non si capisce bene perché, o forse si capisce, perché la giustizia è il terreno sul quale il populismo trova più facile possibilità di entrare in modo anche persino eccessivo. E allora da questo punto di vista, sia detto senza polemica al Presidente del Consiglio, c'è una battaglia ideale e una battaglia puntuale, precisa. La battaglia ideale è che non si può dire che garantismo e giustizialismo sono la stessa cosa. Perché se qualcuno dice che garantismo e giustizialismo sono la stessa cosa, quel qualcuno dice un'assurdità. È come se qualcuno dicesse che democrazia e dittatura sono la stessa cosa. Perché il garantismo sta alla democrazia, come il giustizialismo sta alla dittatura. E questo passaggio è bene che si spieghi forte e chiaro. Perché non è che lo diciamo noi di Italia Viva oggi, lo dicono secoli di civiltà giuridica in Italia. Noi veniamo da una città, Firenze, in cui nel 1786 veniva abolita la pena di morte. Prima ancora che la ghigliottina facesse i suoi danni, mentre a Parigi c'era la rivoluzione francese che tagliava le teste, in Toscana c'era già la civiltà giuridica. Noi siamo il paese del Beccaria, ma anche il paese di Enzo Tortora, il paese in cui 1000 innocenti ogni anno vanno in carcere, in cui l'Italia ha dovuto pagare 760 milioni di euro, l'equivalente di 760 milioni di euro, per errori giudiziari. Se noi non ci rendiamo conto che serve il garantismo previsto dalla Costituzione e rifiutiamo la logica del processo sommario su Facebook, su Twitter, sui talk show, nei quotidiani, se noi non rifiutiamo questo, tradiamo la nostra storia. Ecco perché, da questo punto di vista, non facciamo sconti a nessuno. Garantismo e giustizialismo sono due cose diverse. E per questo non possiamo accettare la battaglia sulla prescrizione. Perché la legge sulla prescrizione non l'ha fatta il governo a cui abbiamo dato la fiducia. Noi la fiducia l'abbiamo data al Conte bis, non al Conte 1. Quella legge porta la firma di Giuseppe Conte, Alfonso Bonafede e Matteo Salvini. È una legge che a noi non piace, perché è una legge che, figlia di quella visione populista, cancella la prescrizione. E cancellare la prescrizione in un paese che ha l'obbligatorietà dell'azione penale e che ha i tribunali intasati significa trasformare i cittadini in imputati a vita. Matteo, l'hai detto troppe volte. Sì, l'ho detto tante volte e lo so anch'io qual è la critica che ci fanno. I sondaggi dicono che ben il 59% pensa che togliere la prescrizione sia giusta. I populisti fanno questo, seguono i sondaggi day by day. Ma in realtà, se uno crede in una battaglia, quella battaglia la fa proprio quando non conviene. E in questo caso io lo so che fare una battaglia per il garantismo contro il giustizialismo è una battaglia che non mi porta consenso elettorale, ma una battaglia che porta dignità, e alla dignità non si rinuncia. E su questo tema noi non abbiamo imposto la nostra idea, abbiamo detto: guardate, sono mesi in tutti i tavoli di riunione che diciamo non siamo d'accordo, non siamo d'accordo, non siamo d'accordo. Lucia Annibali, una donna straordinaria a cui va non soltanto il nostro affetto ma anche la nostra profonda vicinanza per quello che ha dovuto subire in queste ore, Lucia Annibali ha proposto un emendamento, ha detto: prendiamoci del tempo, ragioniamo. Non solo, ma adesso lo posso dire, visto che si continua a far polemica, nei tavoli di riunione avevamo anche dato il via libera a un ulteriore lodo, che era quello che diceva che se bisognava per forza arrivare alla prescrizione a tutti i costi, perché questa era una bandierina dei 5 Stelle, pur con qualche mal di pancia di qualche avvocato e di qualcuno di noi, avevamo detto che eravamo disponibili, che saremmo stati disponibili anche ad accettare che la prescrizione potesse essere cancellata, ma soltanto dopo l'appello,
il che avrebbe molto ridotto i casi. Insomma, noi abbiamo utilizzato buon senso in questa vicenda. E con noi si sono schierati avvocati, magistrati, commentatori. No, la battaglia giudiziaria, la battaglia giuridica, come sostitutiva della battaglia politica. E allora è per questo che ci sono delle battaglie che vanno fatte anche quando non conviene, e per questo noi stasera non andremo al Consiglio dei Ministri, perché il Ministro della Giustizia Bonafede, quello che discetta degli innocenti che non vanno in carcere, così la pensa Bonafede, il Ministro della Giustizia Bonafede ha detto che stasera ci sarà al voto il Lodo Conte bis, che è un accordo, un pasticcio della Azzeccagarbugli che non sta in piedi, che probabilmente non hanno neanche letto, e che è un pasticcio che è incostituzionale almeno quanto la legge spazzacorrotti che ieri la Corte Costituzionale ha bocciato a buona fede. Allora, noi non ci andiamo. E il Presidente del Consiglio non può dire che questa è un'assenza ingiustificata, perché assenza ingiustificata la dice il Presidente di un collegio. Non lo dice il Presidente del Consiglio. Noi stiamo marcando una distanza politica su un punto. Vogliamo parlare del resto? Ci siamo. Oggi, ora, in questo istante, a Palazzo Chigi si stanno incontrando i nostri, insieme a quelli del resto della coalizione, per parlare di crescita e sostenibilità. Io ho firmato l'accordo di Parigi, lo so cosa vuol dire l'esigenza di scommettere sulla sostenibilità ambientale, sul Green New Deal, sull'innovazione tecnologica applicata alle infrastrutture verdi. Ma se c'è da fare una battaglia riformista, si fa. E mi dispiace che abbia rinunciato a farla il PD. Perché se ieri il PD avesse votato a favore del Lodo Annibali, oggi sarebbe in vigore la legge voluta da Orlando, non la legge voluta da Bonafede e Salvini. Se il PD, per i suoi motivi, sceglie il matrimonio con il Movimento 5 Stelle, decide di spostarsi su posizioni giustizialiste, noi lo rispettiamo e non facciamo polemiche. Ma a maggior ragione sentiamo l'esigenza morale, civile, ancorché, vorrei dire prima ancora politica e culturale, di dover fare una battaglia a favore del riformismo e del garantismo. Dunque, al Presidente del Consiglio non c'è che da dire una cosa. Presidente, la palla tocca a te. Noi non abbiamo aperto la crisi. Noi non vogliamo fare polemica. Noi però alle nostre idee non rinunciamo. Se vuoi qualcuno che rinuncia alle idee per un posto, per una poltrona, per un incarico, e ce l'ha in Parlamento, noi rispetteremo la sua scelta, perché la democrazia parlamentare è questa. Tu puoi cambiare maggioranza, caro Presidente del Consiglio. Lo hai già fatto, del resto. Sai come si fa a cambiare maggioranza. Quello che non pensiamo tu possa dire è che noi siamo opposizione maleducata. Primo, perché se noi siamo opposizione, voi non avete la maggioranza. E allora, questo lo dico nell'interesse del Paese, non mi sembra un'idea brillante. Noi non siamo opposizione. Se voi volete fare un'altra maggioranza, non ci metteremo di traverso, vi daremo una mano, faremo il tifo per voi, ma non saremo mai tra quelli che, per tenersi uno sgabello, rinunciano a una dignità e a un principio. E sul maleducato, lasciatemi finire così. Sono anni, anni, che devo subire le accuse di chi la butta sempre sul personale, sul carattere. Come se la politica potesse distinguere non la correttezza o la scorrettezza delle scelte, ma la buona educazione, l'arroganza, l'umiltà. Quante volte mi sono sentito fare la predica moraleggiante su questi temi? Io penso che ci siano due modi di fare politica. Il primo è quello di cercare di piacere a tutti, di guardare i sondaggi in modo ossessivo, di preoccuparsi, di dire le cose che piacciono alla gente. E questo magari porta il tuo indice di fiducia, forse non sempre, a crescere sul breve periodo. Però nel frattempo vanno giù gli indici del paese. Va giù l'indice del PIL, va giù l'indice dell'occupazione, va giù l'indice della fiducia, degli investimenti stranieri. Il secondo metodo è quello di non curarsi del proprio gradimento, accettare il rischio di essere dipinto come antipatico o maleducato, ma preoccuparsi del paese. E in quei casi il PIL va su, l'occupazione raggiunge i record, l'indice di fiducia degli investitori internazionali e dei lavoratori cresce ai massimi. Io, dovendo fare il Presidente del Consiglio, negli anni in cui è toccato a me, ho guardato non ai sondaggi ma agli indici di benessere del Paese. Se questo mi vale l'accusa di essere un maleducato, me la prendo tutta. Ma noi non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno. C'è un punto. Suggerisco a tutti di smettere di mancare di rispetto a Italia Viva. Perché siamo fatti in modo molto semplice.
noi non vogliamo polemiche, non vogliamo litigare, ma non rinunceremo mai a un'idea che non sia un'idea basata sulla politica e non sul populismo. Allora, lo dico al Presidente del Consiglio, lo dico agli altri. Se si vuole lavorare, rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci tutti insieme a dare una mano a questo Paese che vive una fase di profonda turbolenza. Se qualcuno vuole staccare la spina, lo faccia, prendendosene la responsabilità e sapendo che noi non accetteremo mai né ricatti né minacce.